oggi vi faccio finalmente il video sulle mie prime impressioni sui prodotti della linea Talasso dei Provenzali che mi erano stati inviati per provarli. Allora, la linea è composta da 8 prodotti, io ve li avevo già fatti vedere in un video precedente appena mi erano arrivati, se non li avete visti, cioè se non l'avete visto, vi lascio il video qui sopra perché lì vi spiegavo anche insomma questi prodotti che non contengono, sono vegani, non contengono siliconi, parabeni, eccetera, eccetera. Insomma, lì vi facevo un quadro generale della situazione. Adesso vi mostro i prodotti uno a uno e vi dico come mi sono trovata. Allora, il principale trattamento che io ho fatto in questo periodo è stato quello formato da 4 step che ho trovato praticamente scritto sulla confezione di questi prodotti. Per esempio, il primo step riguarda lo scrub e qui sopra sulla confezione c'è appunto scritto trattamento urto in 4 fasi, scrub, fango, gel drenante e crema corpo. E quindi io mi sono focalizzata, diciamo, su questo trattamento. Gli altri prodotti li ho utilizzati comunque per parlarvene, però un po' meno li utilizzerò non appena finirò, diciamo, questo trattamento. Allora, parliamo innanzitutto dello scrub, che è il primo prodotto appunto da utilizzare nella prima fase. Come penso sapete, lo scrub è fondamentale perché elimina le cellule morte, rigenera i tessuti e è importante fare sempre lo scrub prima di applicare le creme perché altrimenti sarebbe tutto inutile perché i principi attivi delle creme non andrebbero a penetrare nella pelle. Allora, questo scrub è fantastico, per quanto mi riguarda, è il prodotto che probabilmente mi è piaciuto di più. E me ne sono resa conto fin dal primo utilizzo perché la consistenza è secondo me spettacolare. Io praticamente questo lo applico sulla pelle asciutta e poi sciacquo. È uno scrub molto strong, diciamo, però non è assolutamente aggressivo. Io che infatti, diciamo, ho la pelle delicata, ma non ho avuto assolutamente nessun problema, mi piace tantissimo. Ha un profumo di buono, di fresco, tutta la linea diciamo che è caratterizzata da questo profumo di fresco tendente all'eucalipto, alla menta, per me buonissimo. Questa è una confezione da 500 grammi, ma questo scrub lo potete trovare anche in bustina pluridose da 80 grammi se non ricordo male, costa 3 euro e penso che sia una cosa molto carina da portare in viaggio. La stessa cosa è stata fatta anche con il fango, che è appunto il secondo step del trattamento. Questo anche è una confezione da 500 grammi e c'è appunto anche la bustina pluridose. Anche quello appunto perfetto da portare in viaggio. Allora, il fango, anche questo mi è piaciuto tantissimo, ve lo faccio vedere. Allora, io questo, innanzitutto vi dico che io non avevo mai fatto un fango in vita mia, è il primo che ho fatto e mi è piaciuto tantissimo. Io questo lo vado a spalmare, oltre che sulle cosce, anche su fianchi, glutei e pancia. E dopodiché mi arrotolo con la carta, come si chiama? La carta velina, no, velina, la pellicola. Anche se non è necessario farlo perché comunque questo fango non cola assolutamente, io però lo faccio e va tenuto soltanto, se non ricordo male, 10-15 minuti, sì, 10-15 minuti, quindi pochissimo, di solito i fanghi vanno tenuti per un sacco di tempo e questa cosa so che per molti può essere scocciante, anche per me comunque che non ho sempre tanto tempo a disposizione, questo invece è perfetto perché va tenuto solo per 10-15 minuti. Dopodiché, scusate. Io vado in doccia e lo sciacquo, cioè mi sciacquo aiutandomi con, lo rimuovo aiutandomi con una spugnetta. E niente, con questo mi sono trovata benissimo, anche da una leggera sensazione di effetto caldo, diciamo, ma proprio leggerissima, che non dà alcun fastidio. Io non amo l'effetto caldo e non ho avuto problemi nonostante questo. Poi il terzo step
rappresentato dal gel drenante, che se lo trovo ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Io li ho rimessi tutti nella loro confezione, per farvi vedere appunto come sono le confezioni. E questo gel drenante ha un'azione stimolante e defaticante. Ora ve lo faccio vedere. Allora, è contenuto in questo tubetto da 200 ml e è proprio la consistenza di un gel. Questo va consigliato, cioè viene consigliato, se non ricordo male, di utilizzarlo tutti i giorni per almeno 30 giorni, mattina e sera, oltre che di utilizzarlo insieme, diciamo, agli altri prodotti in questo trattamento. Allora, io vi dico che in realtà non ho seguito, cioè non mi sono messa tutti i prodotti mattina e sera, sempre, tutti i giorni, perché non ce l'ho fatta. Volevo farlo, mi ero anche presa le misure delle cosce col centimetro, perché volevo dirvi se realmente erano, diciamo, efficaci da questo punto di vista. Però non ce l'ho fatta, ma vi dico che nonostante questo io i risultati li ho visti. Allora, torniamo al gel drenante effetto freddo. Praticamente è un gel che voi spalmate sulle cosce e vi lascia realmente una sensazione di fresco per almeno una mezz'oretta. A me piace tantissimo perché io adoro l'effetto freddo, a differenza dell'effetto caldo che non mi piace. E tra l'altro questo si asciuga subito. Infatti dopo sentite proprio la necessità di applicare una crema più idratante, perché questo va, io sentivo un po' la sensazione di secchezza, quindi avevo proprio bisogno di andare a mettere una crema idratante dopo di questo. Comunque, questo gel drenante, vi leggo quello che c'è scritto qui dietro, i principi attivi che ci sono in questo gel sono l'estratto di ippocastano con proprietà drenanti e mirate sul microcircolo. Il mentolo dalle proprietà balsamiche e rinfrescanti, l'olio essenziale di menta piperita con proprietà decongestionanti e balsamiche, l'olio essenziale di eucalipto dalle proprietà stimolanti circolatorie, l'olio essenziale di cipresso con proprietà stimolanti circolatorie, drenanti, detossinanti, l'olio essenziale di lavandino con proprietà rigeneranti, calmanti, antisettiche. L'estratto di Aster Marittima, fiore marino che stimola la rigenerazione cutanea, e il succo di Empetrum Nigrum, bacca nordica con proprietà antiossidante, elasticizzante, stimolante del microcircolo e vasoprotettive. Fantastico. Poi dopo questo è il terzo step, il quarto step. Allora, il quarto step è rappresentato dalla crema corpo rimodellante contenuta in questa confezione, che ha un'azione preventiva contro gli estetismi cutanei della cellulite, e io l'ho trovata fantastica. Allora, questo prodotto è il prodotto che secondo me ha una maggiore efficacia. Io l'ho adorato, e perché ho proprio visto i risultati. Diciamo che io li ho visti perché me ne rendo conto, però sicuramente non posso dirvi che la cellulite è migliorata, perché sicuramente una crema non fa migliorare la cellulite, però io vi dico anche che sto seguendo una dieta basata principalmente sul mangiare frutta, cereali, verdure, e quindi il tutto messo insieme fa effetto. Comunque, tornando alla crema, fantastica. Adesso, se riesco, ve la faccio vedere. Allora, vi dico, l'unico problema, l'unica pecca che ha questa crema è la confezione, secondo me, perché è una crema molto densa e io faccio veramente tanta fatica a farla uscire da questo tubicino, che ha un buchino un po' troppo piccolo, secondo me. Ora vi faccio vedere come esce. Va sbattuta innanzitutto, perché se no non riuscite a farlo uscire. Vi faccio vedere. Esce così, proprio a filino, diciamo, e io cambierei la confezione di questa crema per poterla utilizzare meglio, anche perché è una crema. Allora, come potete vedere, beh, io adesso sulla mano ne ho messo un po' troppa, ma sulla gamba questa
Questa si assorbe immediatamente e si asciuga subito. Quindi io, siccome a me piace fare un lungo massaggio, ne vado a mettere una quantità, una bella buona quantità. E mi trovo benissimo comunque, però dico che secondo me va cambiata la confezione. Per il resto io questa crema la adoro tantissimo, tantissimo, tantissimo. La applico oltre che sulle cosce, su glutei, fianchi e pancia. E lascia la pelle liscissima, anche lo allora la combinazione di tutti questi prodotti, dopo la combinazione diciamo di tutti questi prodotti, voi sentirete proprio la vostra pelle super liscia, fantastica, levigatissima e fantastica. E niente, anche questo va utilizzato, andrebbe utilizzato 2 volte al giorno, mattina e sera, almeno per 30 giorni, per vedere reali risultati. Io come vi ho detto non lo faccio, non lo farò, non ce la faccio, però i risultati li vedo lo stesso. Dopodiché, diciamo questo, adesso ho la crema qui sulla mano, non so come fare perché non c'ho un fazzoletto comunque. Dopodiché il trattamento è finito, però ci sono altri prodotti che mi sono stati inviati che comunque ho utilizzato, in particolar modo la crema urto ricompattante seno interno braccia, che a me è piaciuta tantissimo pure questa. Allora io cercavo proprio una crema del genere perché io non sono abbondante. E queste creme secondo me aiutano. Io ho visto subito, dopo pochissime applicazioni, questa l'ho applicata mattina e sera, dopo pochissime applicazioni ho visto subito i risultati, diciamo in termini di compattezza, di rassodamento. A me è piaciuta tantissimo questa crema. Va applicata anche questa 2 volte al giorno, ve l'ho detto. E questa crema contiene estratti di caulerpa lentillifera e il Critmum Marittimum a effetto ridensificante, potenziandone la formula. Allora, se avete problemi come me, insomma, se non sono abbondante, io questa crema ve la consiglio assolutamente. Poi, altro prodotto è la crema urto tonificante per glutei, fianchi e cosce, con olio di mandorle italiane ovviamente. E questa crema previene il rilassamento dei tessuti cutanei, dona idratazione, compattezza e tonicità a glutei, fianchi e cosce, con estratto di chigelia africana e chillaia, penso si dica così, saponaria, a effetto tensore. Allora, questa io l'ho utilizzata pochissimo, quindi non posso dirvi granché, posso dirvi che comunque è una crema idratante, che anche questa si asciuga subito. Questa l'ho utilizzata la sera qualche volta appunto per provarla. E mi è piaciuta anche il profumo, tutto ottimo come il resto della linea. Ovviamente non so gli effetti perché veramente l'ho provata pochissimo, quindi più di tanto non posso dirvi, però anche questa è una crema perfetta per l'estate. Sono tutti prodotti perfetti per l'estate perché si asciugano immediatamente, non dovete aspettare chissà quanto. Anche per quanto riguarda la crema per il seno e per le braccia, potete vestirvi immediatamente perché si asciuga subitissimo. Infine, l'ultimo prodotto è il Dermolio Multiattivo, che è indicato per smagliature, cicatrici, colorito non uniforme, secchezza cutanea e segni di invecchiamento cutaneo. Allora, quest'olio secondo me è fantastico per tutti gli usi appunto che se ne possono fare. Io l'ho utilizzato in principal modo sulle gambe. Perché a me l'olio piace utilizzarlo sulle gambe, non posso farci niente, sul resto del corpo non ci riesco, ma sulle gambe mi piace tantissimo. E mi è piaciuto tantissimo perché mi lasciava la pelle morbida, idratata, liscia e poi soprattutto è un olio che è perfetto per l'estate perché anche questo si asciuga subito.
Quindi chi ha problemi con gli oli e odia gli oli che lasciano la pelle unta, con questo penso che si troverà benissimo perché si asciuga veramente immediatamente. L'unica pecca che ha anche questo prodotto, secondo me, è che ha lo spruzzino. E a me mi dava fastidio questa cosa perché quando io andavo a spruzzarne un po' sulla mano, la prima volta tutto ok, facevo una gamba. La seconda volta che dovevo spruzzare un altro po' per fare l'altra gamba, mi scivolava la mano perché ovviamente avevo le mani unte perché avevo fatto un massaggio sull'altra gamba e quindi non riuscivo bene a premere e dovevo fare un macello ogni volta. Quindi io toglierei lo spruzzino. Sinceramente mi trovo meglio con gli oli che non hanno lo spruzzino. Per il resto è un prodotto ottimo. Mi ero dimenticata di farvi vedere l'ultimo prodotto che avevo lasciato sopra, purtroppo adesso lo sono andata a prendere e si tratta dei sali da bagno con oli essenziali balsamici. Allora, questi sali da bagno, allora io non ho la vasca purtroppo e quindi li ho utilizzati per fare un pediluvio e mi ci sono trovata benissimo. Questi sali da bagno sono formulati con sale marino arricchito con sale di magnesio, di calcio e vitamina C e sono profumati con oli balsamici. I principi attivi che contengono sono l'olio essenziale di menta piperita, decongestionante balsamico, l'olio essenziale di eucalipto, stimolante circolatorio, l'olio essenziale di cipresso, stimolante circolatorio, drenante e detossinante, e l'olio essenziale di lavandino, rigenerante, calmante e antisettico. È una bustina da 80 grammi e utilizzandola, cioè per fare un pediluvio, io direi che mi durerà parecchio perché comunque ne ho utilizzato un cucchiaio, in acqua calda. Per fare cioè per metterli nella vasca, adesso non so, qui c'è scritto, versare il contenuto della bustina nella vasca riempita con acqua tiepida. Per apprezzare le virtù tonificanti e rivitalizzanti, si suggerisce di rimanere immersi per almeno 10 minuti, quindi un'intera bustina, se volete utilizzarla appunto nella vasca Questo da era l'ultimo bagno. prodotto della linea. Come avete ben capito, mi sono piaciuti praticamente tutti i prodotti, quindi io ve li straconsiglio praticamente tutti. In particolar modo, se non volete proprio acquistarli tutti, io vi straconsiglio lo scrub, è fantastico. E la crema rimodellante, secondo me, è ottima proprio. E ovviamente, se fate l'intero trattamento, penso che i risultati saranno migliori. Però comunque questi due prodotti secondo me sono favolosi. E niente, fatemi sapere magari se anche voi li avete provati o se li state provando, come vi state trovando e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!